Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. Apriamo con una notizia che riguarda la prefettura di Ragusa. Si è concluso infatti a Palazzo del Governo il ciclo di riunioni del tavolo tecnico che si occupa dei rischi idrogeologici nei comuni della provincia di Ragusa. Ma vediamo il servizio. Concluso in prefettura il ciclo di riunioni del tavolo tecnico convocate per l'esame congiunto con i comuni, la provincia regionale di Ragusa, il Dipartimento regionale della Protezione Civile e l'Ufficio del Genio Civile, dello stato di attuazione della pianificazione comunale relativa al rischio idrogeologico. Nel corso degli incontri, coordinati dal viceprefetto vicario con la collaborazione del dirigente dell'area Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico, è stato preso atto che alcuni comuni hanno di fatto ultimato la redazione del piano, mentre la gran parte di essi ha da tempo avviato l'attività che sarà ultimata nell'arco di qualche mese. Gli incontri hanno costituito l'occasione per un confronto tra i comuni, il Dipartimento regionale della Protezione Civile e la Provincia regionale di Ragusa per la definizione degli adempimenti, verifiche e approfondimenti necessari al completamento dei piani. I comuni sono stati in particolare invitati a inserire nelle pianificazioni comunali specifiche e puntuali informazioni alla popolazione sui comportamenti da tenere in caso di piogge intense e persistenti. La prefettura Iblea continuerà a seguire l'attività che gli uffici comunali svolgeranno in collaborazione col Dipartimento regionale della Protezione Civile e la Provincia regionale. Nella prima decade di febbraio si procederà inoltre in sede di conferenza permanente a una ulteriore verifica dello stato della pianificazione e nell'occasione sarà definito il termine entro i quali tutti i comuni dovranno avere completato i piani per il rischio idrogeologico. E ieri l'ex ministro della gioventù Giorgia Meloni, a Comiso per la presentazione del suo libro, si è soffermata ai nostri microfoni per fare un'analisi sul momento politico nel nostro paese. In un momento di grave difficoltà è la politica che dovrebbe tornare ad essere protagonista per decidere sul futuro del nostro paese e degli italiani, che ad oggi è sempre più incerto. E in quanto, in sintesi, ha sostenuto ieri pomeriggio l'ex ministro della gioventù Giorgia Meloni a Comiso per presentare il suo libro. In questa occasione ha risposto alle nostre domande, in particolare sull'efficacia delle misure contenute nella manovra varata dal governo Monti a far ripartire la crescita. Beh, è sicuramente un momento politico complesso, difficile, nel quale le forze politiche che sostengono il governo Monti scelgono la strada della responsabilità. E però io continuo a dire che, insomma, credo che l'Italia alla fine la salverà la politica e non la salveranno i tecnici. E quindi mi auguro che, fermo restando un governo tecnico d'emergenza che sta facendo e deve fare il proprio lavoro, quando si uscirà nel minore tempo possibile da questa fase di emergenza, possa dare la possibilità agli italiani di scegliersi autonomamente un governo eletto dal popolo. Ma dall'ex ministro della gioventù sono arrivate anche le rassicurazioni nei confronti degli italiani, per i quali i politici devono essere concreti e devono affrontare i problemi reali che attualmente stanno penalizzando, addirittura rischiano di impedire lo sviluppo del nostro paese, della nostra economia e delle imprese, creando allarme e preoccupazione, ma spesso anche sconforto in chi, come cittadino italiano disorientato, è alla ricerca disperata non di vaghe ma di reali certezze. Peraltro, l'approvazione della manovra Monti, che ha ricevuto il via libera definitiva dal Senato, non lascia certo tranquille le famiglie e la delusione rimane forte. Beh, mi sento di dire che stiamo facendo del nostro meglio, che ciascuno, che sia soggetto politico oppure no, è chiamato ad avere grande senso di responsabilità e che però non bisogna perdere la speranza. Noi confondiamo spesso, diciamo, il tema della negazione di una crisi con il tentativo di offrire speranza. L'Italia rimane una nazione solida, rimane una delle nazioni che hanno la ricchezza privata più alta del mondo, rimane, insomma, una nazione che difficilmente può fallire. Certo, bisogna, insomma, affrontare una situazione di difficoltà, bisogna fare tutti mezzo passo indietro, bisogna fare tutti mezzo sacrificio e magari, poiché io credo che dalle crisi possa anche arrivare il cambiamento, magari può essere anche l'occasione per destrutturare qualche privilegio consolidato, qualche rendita di posizione in Italia, perché sappiamo che poi alla fine l'Italia è anche una nazione molto bloccata dal fatto che c'è il 10% delle famiglie che detengono il 50% della ricchezza, no? E tutti gli altri, insomma, stiamo un po' a guardare. Quindi può essere anche un modo per costruire un'Italia più giusta. Ultima seduta del 2011 del Consiglio Provinciale di Ragusa, dedicata alla solidarietà. Diverse associazioni hanno ricevuto un aiuto economico con l'assegnazione di attrezzature, arredi e supporti didattici. Vediamo.
Seduta all'insegna della solidarietà per il Consiglio Provinciale di Ragusa, che ha chiuso quest'anno con 52 donazioni. Tante associazioni no profit e onlus hanno ricevuto un aiuto economico, con l'assegnazione di attrezzature, arredi e supporti didattici, da parte del Consiglio Provinciale che da molti anni oramai contraddistingue l'ultima sua seduta dell'anno, manifestando così la vicinanza agli enti che si occupano delle categorie sociali più deboli e bisognose. Il Presidente del Consiglio Provinciale Giovanni Occhipinti ha evidenziato questa volontà unanime dell'intero Consiglio, che senza alcuna differenza partitica privilegia la solidarietà concreta nei confronti dei cittadini che hanno bisogno di maggiore sostegno. Il Presidente della Provincia Franco Antoci ha sottolineato il ruolo essenziale delle organizzazioni di volontariato che in provincia di Ragusa rappresentano il valore aggiunto e insostituibile della nostra società civile. La seduta del Consiglio Provinciale è stata allietata dal coro Marile Ventre di Ragusa, dal piccolo cantante Giuseppe Mallo, secondo classificato all'ultima edizione dello Zecchino d'Oro, e dall'esibizione della giovane violinista Martina Gallo. Il Comune di Ragusa ha messo a disposizione della direzione del Parco Archeologico di Camarina una sede la cui utilità sarà quella di creare un primo contatto con i visitatori e i turisti che desidereranno visitare il Museo di Camarina. L'amministrazione municipale di Ragusa ha deciso di mettere a disposizione della direzione del Parco Archeologico di Camarina un locale comunale da destinare quale sede di rappresentanza dello stesso ufficio regionale. La motivazione di tale decisione è stata illustrata stamane in municipio, a Ragusa, anche dal direttore del Parco Archeologico di Camarina, Giovanni Di Stefano, il quale, in qualità di archeologo, ha spiegato che uno degli scopi dell'ufficio distaccato è quello di avere un contatto più diretto con i potenziali visitatori del museo, che insiste sulla sommità del promontorio di Camarana, abitato dall'età del bronzo antico alla modernità, e che occupa gli spazi della masseria, che alla fine dell'Ottocento si installò sull'Acropoli inglobando il Tempio di Atena, divinità tutelare della città greca. Del Tempio, trasformato in età bizantino e medievale in una chiesa dedicata alla Madonna, rimangono visibili parte del muro sud della cella, delle fondazioni e del basamento pavimentale, inseriti nel percorso museografico. I diversi corpi di fabbrica in cui la masseria si articolava oggi ospitano gli oltre 6.800 reperti, patrimonio del museo. Dell'edificio rurale si sono mantenute le caratteristiche strutturali. Questa sede io credo che sia certamente un valore aggiunto, un volano per tutte le iniziative che il parco ha già programmato per il 2012 e non solo. Perché? Perché noi vogliamo incontrare non solo la gente, non solo l'associazionismo culturale, ma anche i cittadini, anche le istituzioni. Questa allocazione, direi, in più della sede di rappresentanza della direzione del parco ci permetterà di estendere tutte le nostre attività, ci permetterà in qualche maniera di avere una vetrina, ecco, una vetrina di lusso al centro della città. Ed è stata presentata questa mattina in municipio a Ragusa la 17ª stagione concertistica melodica con la direzione artistica di Laura Nocchiero. Dopo il successo degli scorsi anni è stata annunciata una nuova stagione ricca di concerti di alto livello. Domenica 25 dicembre alle ore 19 al Teatro Tenda di Ragusa prenderà il via la 17ª edizione della stagione concertistica melodica, che si conferma ancora una volta un appuntamento importantissimo con la cultura atteso da un pubblico sempre più numeroso. La prestigiosa kermesse musicale avrà inizio con il Gran Concerto di Natale e l'esibizione dell'Orchestra Filarmonica di Varna diretta dal maestro Leonardo Quadrini. Gli appuntamenti con i concerti di melodica continueranno il prossimo anno e si svilupperanno fino al prossimo mese di maggio e avranno come location l'Auditorium della Camera di Commercio di Ragusa. Anche questa edizione vedrà impegnati artisti di elevato spessore grazie all'impegno e alla professionalità del direttore artistico Laura Nocchiero, che oggi, fra gli altri, ha presentato il programma completo degli eventi inseriti in questa 17ª edizione della stagione concertistica. Il primo appuntamento del 2012 sarà il 7 gennaio, però sarà alla Camera di Commercio, Edward Eichner, un concerto per pianoforte solista. Per prendere visione sul programma e anche dei nostri artisti si può sempre visitare il sito www.melodicaweb.it. Iniziativa lodevole di solidarietà questa mattina all'ospedale Guzzardi di Vittoria, promossa dall'Unicef e da Cittadinanza Attiva. Ma vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Babbo Natale arriva al reparto di ostetricia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Cittadinanza Attiva dona le stelle di Natale alle donne ricoverate in reparto, un piccolo dono dal profondo significato.
È un'iniziativa Dona un sorriso ad ogni bimbo e mira a realizzare due finalità. Da una parte il progetto di mandare dei farmaci nell'Africa centrale per curare l'AIDS, la malaria e la tubercolosi, che sono delle malattie molto difficili da curare, e nello stesso tempo preparare degli operatori sanitari che sono in questi villaggi sperduti dell'Africa. Dall'altra parte sensibilizzare i neogenitori ad una guida più sicura per evitare incidenti, e anche perché tornare a casa è bello. Un'iniziativa dunque che vuole raggiungere un duplice scopo, ma che soprattutto vuole con un piccolo gesto regalare alle gestanti, alle neomamme, un sorriso a pochi giorni dal Natale, soprattutto in un momento difficile come questo. È importante perché l'iniziativa, come già è stato detto, abbastanza lodevole, ma è importante principalmente per le neomamme per tanti motivi, prima anche per il periodo particolare in cui cade, e le ultime vicissitudini che conosciamo un po' tutte chiaramente hanno messo un pochettino le famiglie anche in ancora ulteriore disagio. Pertanto avere una parola vicina, una parola di conforto, secondo me fa tanto. L'iniziativa cade, certo non si portano danaro purtroppo, ma si portano semplicemente un fiore, proprio per ricordare che non sono sole. Ci ricordiamo e cerchiamo di essere solidali tutti tra di noi per attraversare e superare questo particolare momento. E in vista del Natale tutto è pronto per la cena della vigilia e soprattutto per il pranzo del Natale. Sulle nostre tavole non mancheranno i piatti tipici della cucina tradizionale. Ma vediamo questo servizio. Pancia mia, fatti capanna. Pochi giorni mancano infatti al Natale e i profumi della buona cucina tradizionale invadono le strade delle città. Come ogni anno le mamme tirano fuori le vecchie ricette della tradizione, armate di ogni genere di utensile domestico, saccheggiati supermercati e generi alimentari di ogni possibile ingrediente, da giorni sono rinchiuse nelle cucine, veri e propri regni magici a sfornare opere d'arte. Tra piatti dolci e salati la cucina siciliana non si fa mancare proprio nulla. Focacce agli spinaci, alla ricotta e salsiccia o alla ricotta e formaggio, focacce col baccalà o con le patate, per non dimenticare le tradizionali al pomodoro, considerando la variante della cipolla, ma ancora sanapo e salsiccia, gelatina di maiale, salumi e formaggi di ogni tipo, che già a nominarli viene l'acquolina in bocca. Per concludere poi con dolci ipercalorici, dai pandori ai panettoni classici, dai mucatoli ai biscotti di mandorla, dal torrone alla giurgiulena, dal panettone al cioccolato a quelli alla ricotta. I dolci sono natalizi, sono i mucatoli, che sono fatti di vino cotto, mandorle e lo zucchero di sopra. Questi sono i più ricercati, perché è la tradizione del Natale. Poi c'è il panettone, il classico, i biscotti di mandorla, i biscotti al burro, il torrone, la cubaita. Tutte queste cose sono effetto del Natale. Insomma, bontà su bontà, che al solo pensiero un aumento di peso è assicurato. Ma volete mettere quei sapori, ricordo di momenti di felicità e spensieratezza, quando da bambini aspettavamo trepidanti il momento dei regali? Volete mettere quegli odori, sensazioni di caldo tepore e di amorevole conforto? Il Natale è soprattutto questo, un ritorno alla propria infanzia con la consapevolezza del presente e tante speranze per il futuro. E prima di chiudere con questa edizione di Free News, vi ricordo che oggi alle 21 andrà in onda una puntata di 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV. Oggi ci occuperemo dell'Istituto Statale d'Arte di Comiso, con ospite in studio la professoressa Arianna Piermattei. E con questa notizia è tutto, vi ricordo che potrete seguirci anche online all'indirizzo internet freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.